Vorrei iniziare questa conferenza stampa con un pensiero che non esiste legame più forte di quello che si crea tra uomini che combattono insieme una comune battaglia. Perché dico questo? Dico questo perché si riparte da una brutta sconfitta che però ci ha dato una grande opportunità di confronto e di responsabilità. Siamo qui per ribadire la nostra volontà a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati in unità e reciproca fiducia. È stato necessario, no? Ed è stato molto spontaneo questo confronto. Credo che da questo confronto siamo usciti come gruppo più compatto e unito, società, allenatore, giocatori. E siamo qui tutti presenti per darvi appunto anche visibilmente quello che è successo. E sapete quanto ci tengo e quante volte ho menzionato il ormai famoso quadrifoglio che la società, il mister con il suo staff tecnico, i giocatori e la tifoseria è composto appunto di questi quattro elementi che appunto ho chiamato quadrifoglio e per me è fondamentale e ci tengo a mantenerlo e quindi far vedere che funziona fino all'ultimo, quindi tutti insieme fino a maggio, fino alla fine del campionato, coscienti che siamo convinti che ne usciremo vincitori da questa compattezza, da questa unità e da questo confronto che c'è stato specialmente anche tra giocatori, che vi confermano poi gli stessi giocatori di quello che è successo negli ultimi 2-3 giorni. Credo che mi limito per adesso solo a questo, poi vi lascio poi a delle domande che sicuramente avrete su certi aspetti di quello che è successo, se avete delle domande su questo poi lo faremo poi dopo. Vorrei prima di tutto adesso passare la parola al mister e passare poi la parola ai nostri due capitani per darvi appunto questo concetto di unità e compattezza, questa forza che secondo me è fondamentale per la vittoria finale. Mister. Buonasera a tutti. Direi che io quando sono arrivato qua, quando ho incontrato il presidente, quando ho fatto la mia prima conferenza qua, ho sempre anteposto il gioco ai risultati, quindi io non sto ad analizzare una sconfitta pur se brutta, ma soprattutto il modo con cui è arrivata questa sconfitta, cioè il non gioco e soprattutto il nervosismo, la tensione e tutto quello che si è respirato in questa benedetta domenica. E quindi siccome sui risultati possono agire un milione di cose, mentre sui comportamenti e sulle altre io mi sono sentito direttamente coinvolto e direttamente responsabile di quello che è avvenuto in campo, perché ho sempre detto che la squadra rappresenta l'allenatore non per i risultati ma per un certo tipo di mentalità, un certo tipo di gioco e soprattutto un certo tipo di educazione e di spirito di gruppo. A Ponzacco tutto questo è venuto bene perché abbiamo avuto diversi segnali negativi sotto l'aspetto caratteriale e morale. E questo quindi io non ho mai cercato attenuanti e scuse e quindi
ho cercato in me stesso laddove potessi aver sbagliato, e quindi in un confronto prima con il presidente ho detto che c'era qualcosa che non funzionava, che non andava, e quindi io mi ritenevo altamente responsabile, dicendo al presidente di analizzare bene il tutto, perché a 9 giornate alla fine una squadra che reagisce in questa maniera non mi era piaciuta sotto questo aspetto, e quindi dico, prima di avere un colloquio io con i ragazzi, volevo che il presidente parlasse con loro e tirasse fuori quello che c'era da tirare fuori, ma magari in un secondo momento sarei intervenuto io se c'era la convinzione ancora di proseguire tutti quanti assieme, come ha detto il presidente, come abbiamo cominciato, perché io non sono qui ai dispetti dei santi, e se ho intrapreso una cosa l'ho intrapresa perché credo fortemente in un'unità di intenti che deve legare, che mi ha sempre legato al presidente, quantunque sento parlare, sento tanti discorsi, io al presidente, alla società e ai miei giocatori sono altamente legato, e non farò mai un calcio legato esclusivamente al risultato, ma non a una costruzione totale di un'immagine che porto avanti quando poi quando vado nelle scuole a parlare, quando vado in ogni di un'etica che va prima a qualsiasi risultato avanti, come quando vado nelle contrade a parlare. Quindi questa discussione c'è stata, questa discussione mi ha dato maggiore convinzione e maggiore forza, proprio perché penso che è il pensiero condiviso dalla società e dai miei giocatori. Tutto là, ora passo la parola a loro. Allora, prima che passo la parola ai due capitani, vorrei dirvi appunto questo, che noi avevamo veramente bisogno della fiducia di voi tutti, quindi non solo dei tifosi che comunque nonostante la sconfitta erano non ci hanno per nulla contestati, non è stato, c'è stato appunto qualche cosa che purtroppo abbiamo avuto una multa e questo dispiace poi alla fine a tutti, quindi è inutile commentare e cercare di controbattere questa multa, perché poi alla fine è difficilissimo, se c'è un referto di un commissario è inutile lottare per qualche cosa per cercare di ottenere una riduzione. Il costo del prendere in mano questa situazione è superiore a quello che si potrebbe poi ottenere. Alla fine siamo tutti poi contenti che non è successo poi nulla, e che quindi ribadiamo l'importanza che questa è una grande occasione per la città, e quindi non la vogliamo perdere, e quindi abbiamo bisogno non solo dei tifosi ma anche di voi tutti per arrivare a questo grande traguardo. Io so e posso dirvi in questo modo che so di essere insieme a persone che amano il Siena. C'è qualcuno che vuole entrare? Ciascuno però lo ama in modo differente, e questo comporta che alcuni sopportano tensioni più pesanti di altri, no? Quindi la società chiaramente deve sopportare tensioni superiori a tutti gli altri. Adesso direi che passo la parola prima eventualmente a Simone e poi a Daniele, che ci dicono un po' quello che dal punto di vista loro è successo dopo questa partita e le loro affermazioni per quanto riguarda la situazione di oggi. Forse è cominciato Simone. No, noi ci abbiamo poco da dire qua davanti, perché quello che ci siamo detti ce lo siamo detti nello spogliatoio, ed è giusto che rimanga nello spogliatoio, perché le cose di calcio quando si deve parlare è giusto che si parla dentro quelle quattro mura. Sappiamo che a Ponsacco è stata una giornata, no, non abbiamo fatto bene, a differenza di tante altre volte
La sconfitta, come ha detto il mister, ci sta, quella maturata a Ponsacco è maturata male, però ne prendiamo atto e sappiamo che c'è da rimetterci sotto, da lavorare, da migliorare. Abbiamo piena fiducia nel mister, nel presidente, fin dall'inizio si è creato il clima giusto per lavorare. Ora bisogna riprendere da dove avevamo lasciato la settimana prima di Ponsacco, consapevoli che è un momento delicato, magari un pochettino più complicato, però anche fiduciosi del lavoro che abbiamo sempre fatto, che abbiamo intrapreso con il mister, e ancora più sicuri che c'è da lavorare parecchio, con tanta intensità, perché vogliamo raggiungere un traguardo importante. Non era facile all'inizio, non è facile adesso, però siamo sempre lassù, e quindi è giusto che continuiamo a crederci e lavorare per questo unico obiettivo. Ripeto, abbiamo parlato sia col presidente che col mister lunedì, è stato un incontro secondo me importante, abbiamo parlato tanto fra di noi, e credo che adesso bisogna lasciare noi dobbiamo fare i fatti e pensare meno a parlare, ma dimostrare in campo le nostre capacità e la nostra voglia di raggiungere un obiettivo importantissimo, che comunque non è mai semplice, ecco, tutto qua. E appunto non è un caso che tutti e due non erano presenti domenica, questo vi fa capire un'altra coincidenza, che Simone per motivi e Daniele per altri motivi, ci è mancato un po' anche questo aspetto qui domenica di un leader in campo che abbiamo tanto bisogno. Quindi lascio la parola a Daniele, che meno male da domenica torna ad essere il nostro capitano, e quindi Daniele, di pure la tua opinione. Sentite, c'è una voce un po'. C'ho bisogno del microfono. No. No, io se sto qua, sono venuto qua è solamente per dirvi che l'unità c'è, l'unità da parte di giocatori, società, staff tecnico e tifosi, cioè non è mai scomparsa dalle nostre teste, dalle nostre sensazioni. Io penso che i grandi uomini, dopo brutti episodi, è giusto che facciano un confronto. Noi tecnicamente abbiamo avuto anche la fortuna che lo scivolone è nato a 9 giorni dalla fine, da primi in classifica, quindi il confronto è stato non positivo ma di più. Se prima eravamo uniti, adesso siamo ancora più uniti, e sono convinto che anche i tifosi saranno uniti insieme a noi, perché li conosco e so la loro passione. Il campionato è difficile ma non impossibile, però vediamo alla fine chi vincerà, ma noi l'unità nostra, la nostra discussione, il nostro ci ha tirato fuori ancora più carattere, più voglia di lavorare. Poi per quanto riguarda il leader, siamo contenti e ci prendiamo questa nomina, però da adesso in poi, e ne sono convinto che dopo questa discussione ce ne saranno tantissimi leader, però per far sì che tutto fili liscio abbiamo bisogno del quadrifoglio, come ha detto il presidente, però questo non abbiamo mai messo in dubbio. Poi spero che anche il resto della città, anche il resto, io intendo stampa, ci vengano e ci diano una mano sotto questo punto di vista. Non facciano usci casi che non sono indirizzati su questo. Noi lo ribadiamo, ci mettiamo la faccia tutti quanti, siamo uniti, e se escono fughe di notizie che non è così, mi dispiace per chi le fa uscire, però questa penso che è stata una chiacchierata per mettere fine a tutte queste situazioni qua. Poi giustamente, come diceva Simone, le parole, a me piace poco parlare, perché di solito si fanno i fatti, quindi mo adesso parliamo, mo da domenica in poi sì, vediamo un po'. Ecco, passo la parola a voi, chi vuole le prime domande, e siamo tutti qui disposti a qualsiasi tipo di domanda. Chi vuole cominciare? A me mi verrebbe da chiedere, scusi, perché c'è stato bisogno di questo chiarimento?
cos'è che era cambiato dall'inizio per cui poi si è arrivata a questa situazione che ha visto necessario di fare un chiarimento? Posso rispondere io? Certo. Perché l'ho detto prima, perché è la prima volta che la squadra incorre in una partita che fa intravedere un segnale grosso di crisi interna. Noi che abbiamo fatto questo confronto perché abbiamo perso la partita, abbiamo fatto questo confronto perché dopo 7 minuti un nostro giocatore poteva essere tirato fuori, altri due sono stati tirati fuori e nel corso della gara sono verificate tante cose al di là dell'aspetto tecnico. E quando una squadra che deve vincere un campionato perde sotto l'aspetto mentale, io mi sono preoccupato e ne ho parlato col presidente e abbiamo inteso parlarne tutti quanti. Quindi è inerente a quello che è successo domenica, non abbiamo analizzato prima noi, l'abbiamo analizzato domenica perché domenica è successo. E quindi, siccome, come ha detto Daniele, siamo a 9 giornate dalla fine, era giusto che fra noi ci fosse una presa di coscienza, fra tutti quanti noi, delle responsabilità che ci dobbiamo tutti quanti assumere. Tutto là. È la prima volta che abbiamo giocato, no? Veramente lo ammettono tutti, ormai non c'è discussione. Infatti sono stato frainteso io a Ponzacco quando ho detto che mica cercavo scuse del campo o del omologato o no, oppure il fatto dell'arbitro, oppure il fatto delle espulsioni e così via. Ho solo detto che c'era anche questo, ma noi abbiamo fatto la nostra parte, chiaramente netto, proprio netto il fatto di quasi l'opposto di quello che avevamo fatto fino ad oggi. Noi, cioè, fino a quella partita lì abbiamo sempre detto che ci sono state 7-8 occasioni, abbiamo avuto sempre mancanza poi di forse metterla dentro all'ultimo e così via, ma l'impegno è sempre stato eccezionale, è stato veramente, infatti se siamo primi è dovuto al fatto che quello abbiamo fatto fino a domenica. Domenica sembrava che eravamo ultimi, io non so, abbiamo giocato di un livello che non siamo abituati, quindi chiaro che c'era necessità di incontrarsi e capire ma cosa è successo. Ma perché? Il perché ce lo chiediamo tutti, no? Alla fine stiamo cercando di capire e credo che, specialmente dal punto di vista dei giocatori che hanno ammesso loro stessi, che non c'è stato, non perché non volevano, ma delle volte vuoi strafare o vuoi per far bene fai male, e poi è stato un dopo l'altro. Quindi abbiamo risposto alla domanda? No, io volevo aggiungere pure un'altra cosa, visto che comunque mi conoscete un po' tutti quanti, quindi io dico quello che penso, non mi interessa niente. Si è fatta anche questa riunione perché di solito dopo una sconfitta, a me mi è sembrato leggere, mentre prendo un caffè, che ho cominciato a leggere per esempio una frase che il presidente non pagava più stipendi da qua a fine anno, no? Queste, allora si è fatto subito questa riunione anche per far capire che queste notizie qua, questo tranello qua non serve per il bene del Siena. Quindi questo qua è per dimostrare alla città che comunque, sempre levando il calcio, che comunque è sempre una situazione che devi comunque dimostrare in campo e vincere partite in campo, che l'unità da parte nostra non è mai mancata, anzi dopo questa sconfitta si è rinforzata. Questo è il motivo, anche uno dei motivi, perché purtroppo quando si perde si dicono tante cose e non voglio assolutamente che queste cose, che assolutamente non so vere, no, possono distrarre la squadra o dà forza a un'altra squadra, capito, che comunque o altre squadre, diciamo così, che lottano per la vittoria in campionato insieme a noi. E soprattutto notizie uscite da Siena, capito? Questo mi dispiace tantissimo, però se continueranno sì, una volta per tutte almeno abbiamo detto come stanno le cose, che siamo uniti da qua fino alla fine e combattiamo da qua fino alla fine tutti insieme per cercare di vincere. Per questo è stata fatta questa riunione e ci siamo permessi di venire qua tutti quanti, anche per questo poi. Diciamo che questo aspetto che lui che Daniele dice, volevo addirittura cercare di evitarlo perché è talmente in malafede, talmente zizzania, nel vero senso della parola, di chi sta cercando
di fare in modo che la nostra sconfitta si ripercuota o si, come si dice, che diventa appunto una cosa adesso che ci destabilizza, che crea situazioni esattamente del contrario di quello che stiamo facendo. Noi siamo convinti della bontà di quello che stiamo facendo, siamo arci convinti che tutti insieme vinceremo questo campionato, quindi che facciano quello che vogliono, che credono chi lo fa poi con doppi giochi, chi lo fa con interessi particolari, addirittura usando appunto l'amore verso il Siena quando è esattamente l'opposto a quello che viene fatto, ma questi sono personaggi che preferiscono non neanche perdere due secondi più di quello che ho già detto, quindi chiudiamo questo aspetto qui da quel lato lì, però se ci sono delle domande anche su questo, prego, fate voi.